Nella ricorrenza del 20° anniversario della Conferenza Mondiale delle Donne tenutasi a Pechino, il Comitato Unico di Garanzia dell'Università di Messina e l'Associazione di Ex Allievi hanno organizzato l'iniziativa Laureate dell'Università di Messina, Esperienze e Successi. Tema principale, i 20 anni trascorsi dalla memorabile conferenza dell'ONU, ospiti d'onore 10 donne di talento, il cui percorso universitario è stato fatto proprio presso l'Ateneo messinese. Sono state così premiate Lia Campione, avvocato, Adriana Cogode, viceprefetto di Reggio Emilia, Barbara Labate, imprenditrice del web, Cristiana Minasi, attrice teatrale, Silvana Polizzi, giornalista Rai, e poi ancora Mirella Ricca, già direttrice della clinica pediatrica del Policlinico Universitario, la scrittrice Nadia Terranova, Elena Tricomi, prima donna medico provinciale in Italia, e infine la deputata regionale Valentina Zafarana. Sono donne di successo che hanno già una loro visibilità, ma noi vogliamo amplificarla questa loro visibilità e poi anche con un altro obiettivo, che è quello di dare merito al nostro Ateneo, perché dico, la formazione è stato questo il luogo della loro formazione. Ma particolarmente toccante è stata la consegna del premio in ricordo di Annarita Sidoti, la campionessa messinese scomparsa di recente prematuramente. A ritirarlo c'era la sorella Bianca Eliana. È stata grande, diciamo, in tutto quello che ha fatto, dallo sport all'atletica, ad essere moglie, mamma, sorella. Sono piena di commozione. Sono ancora senza parole, perché non mi sembra una cosa che non è vera, che sembra un film, sinceramente. Quindi lei è stata una grande donna in tutto. L'Università di Messina intitolerà ad Annarita Sidoti una delle strutture sportive universitarie presenti all'interno della Cittadella dell'Annunziata.